è arrivata al capolinea la democrazia rappresentativa. La democrazia rappresentativa è la forma più alta di democrazia. Cosa vuol dire, dice la parola? Il popolo è sovrano, il popolo elegge i rappresentanti, i rappresentanti governano in nome del popolo. Questa democrazia è in crisi, è in crisi la rappresentanza. Già se ne parlava da qualche anno, mi ricordo che negli anni 70, già negli Stati Uniti, si parlava della necessità di passare dalla democrazia rappresentativa a quella cosiddetta deliberativa o partecipativa, cioè la maggiore responsabilità, la sussidiarietà attiva, cittadini che partecipano, non più che salviarsi. Ma dicevo una cosa che tradotto in termini laici, che non si può fare una grande unione monetaria senza una grande unione economica e politica, perché se tu crei uno strumento potente e come adesso non sei in grado di governarlo, e di ieri una presa di posizione del Vaticano sul rischio tedesco, tu alla fine cosa fai? Un nazionalismo mascherato da, eh, da unione, per cui hai paesi come noi che giustamente hanno fatto... Uh, scemenze, debito, ma anche altri che fanno finta di credere in un'unione e vogliono farla quando stanno facendo il nuovo nazionalismo franco tedesco. Allora, anche, anche la crisi dell'Europa è una crisi di questo tipo, perché, anche, anche qui, se entriamo nel merito, la crisi dei mercati è anche una crisi di fiducia nella capacità di, di un certo tipo di Europa di governare un processo. Così, ma c'è un'altra idea. Allora. Questo io che genera è il punto in crisi oggi. Se ne parla poco perché capite che allora, terzo passaggio, il punto fondamentale per la ripresa è innanzitutto l'educazione. L'educazione nel senso di ha un valore ideale tale per cui quello che si è fatto con questo bisogna rifarlo oggi. Se l'Italia ha perso quote di mercato come le ha perse, così il genio di cui parlava prima deve essere ricostruito. Come dimostrano, scusate, questo se ne parla poco, molti dei nostri giovani, io lo vedo in università, che hanno la percezione netta che se fanno quello che gli è chiesto di fare perderanno. E allora vogliono fare qualcosa in più. Quanti mi chiedono lo stage, andare a fare la tesi all'estero? Quanti sono quelli che conosco che già adesso hanno preso posti di dottorato in università americane e inglesi? Questo è il valore dell'inglese, semplicemente perché valgono e hanno. Fatto domanda, lì valgono meno le raccomandazioni, questo è il valore di quel mondo. E da una parte potete parlare di fuga dei cervelli, ma la potete dire anche di cervelli che hanno voglia di agire e che accettano sacrifici. La grande regola secondo cui nel mercato si produce la ricchezza e lo Stato attraverso le tasse ne preleva una quota e la redistribuisce e garantisce un minimo di equità sociale e quindi di tenuta della società è una regolina che ha dimostrato di non funzionare perché se avesse funzionato non ci sarebbero le clamorose diseguaglianze e le terrificanti ingiustizie che a mio avviso stanno alla base della crisi che stiamo vivendo perché non è vero che in questi decenni non si è prodotto di più, si è prodotto molto di più, il guaio è che si è distribuito in maniera totalmente ingiusta e questo che abbiamo sempre considerato come un fatto di tipo etico e morale, l'ingiusta distribuzione della ricchezza, abbiamo scoperto che invece è un terrificante problema economico, perché una ingiusta distribuzione della ricchezza produce dei clamorosi disequilibri sul mercato, della produzione, del consumo e dell'allocazione di queste ricchezze perché molti fenomeni speculativi sono figli del fatto che ci sono concentrazioni di ricchezza che hanno bisogno di trovare delle dinamiche di moltiplicazione ulteriore. Noi siamo dentro questo passaggio. Allora, o noi usciamo da questo binario, lo Stato e il mercato, e facciamo giocare una partita ad un altro soggetto che io definisco la società, il protagonismo sociale, la responsabilità degli individui, altrimenti... Da questa logica non si esce, perché questo equilibrio non si esce più a ricostruire. È fallito, non ce la fa più, non si ricostruirà tornando indietro, l'unica maniera è immaginare di spostarlo in un'altra direzione. In mezzo ci sta la società, ma la società e il protagonismo dei cittadini non si realizza attraverso un atto di buona volontà di un individuo si realizza attraverso infrastrutturazioni, strutture organizzative, l'associazionismo, il volontariato, la cooperazione, tutte quelle forme che consentono ai cittadini di mettersi insieme e di mettersi sulle spalle un pezzo della responsabilità comune, collettiva, dell'interesse comune e collettivo, perché ciò che pubblico non è automaticamente statale. Perché Ciò che è della collettività e della comunità non è obbligatoriamente delle istituzioni pubbliche. I cittadini insieme sono la collettività, sono la comunità. Bene, eh, come vedete. Ci sono stati gli incontri interessanti a Imola nell'ultimo anno, eh, abbiamo tentato di raccogliere da alcuni di questi incontri alcune provocazioni. Eh, se fossimo in un dibattito politico eh, in questo momento invertirei l'ordine e quindi partirei da, da, da Gaspari, ma visto che siamo in una eh, chiacchierata propongo di mantenere esattamente lo stesso ordine di prima, per cui eh, la domanda è uguale per tutti. Eh, il mondo del lavoro? il volontariato, la politica eh, come sta di fronte a questo cambiamento, questo periodo eh, complicato, che sfide vedete come com'è il vostro osservatorio partirei appunto da Laura Limarzi, poi Matteo Ricchetti e Gasparri, dopodiché eh, come sapete è il momento delle domande per cui tenetevi pronti perché sta aperta a voi ma ehm, io dico questo che mh, la, la crisi eh, <ride> da noi è abbastanza al di là della situazione attuale che conosciamo, ma mh, noi siamo spesso in crisi, i nostri ragazzi sono spesso in crisi e, mh, ed è molto interessante questa, questa questione perché ehm, eh, io vedo in loro tante volte, eh, come il, proprio per la storia che hanno, per la fatica che fanno ad affrontare la realtà, eh, io vedo in loro tante volte come una rinuncia. Eh, davanti alle difficoltà ci si, ci si rassegna, oppure ci si fa assistere, eh, oppure si subisce, si, si subiscono le cose. E questa è la più grande battaglia che, che in questo tempo stiamo facendo. Forse proprio perché ne siamo più coscienti noi, siamo più, sono più cosciente anch'io del fatto che invece ehm, appunto c'è un altro modo di stare davanti, star davanti alla realtà, anche quando è dura, difficile e contraddittoria, che è tirar fuori proprio io. O almeno provarci perché mh, torniamo al tu vali che dicevo all'inizio: eh, questa grande sfida, questa grande provocazione che è stata fatta a me, cioè qualcuno che mi ha guardato e mi ha detto tu vali, la tua vita ha un, ha un senso, ha un destino. Eh, è la grande sfida eh, aperta con questi ragazzi. Faccio un esempio: moltissimi di loro. Mh, Diventano grandi e eh, devono cercare lavoro, chiaramente non è facile e spesso eh, si, si prova, si riprova, si tenta, si ritenta e non, non succede niente. Eh, è interessantissimo eh, vedere le loro reazioni. Spesso eh, sono proprio reazioni di rinuncia, oppure pensaci tu, trovamelo tu. Eh, oppure eh, eh, sto a letto tutto il giorno, tutta la mattina, perché tanto il lavoro non c'è. Eh, io ehm, sono, molto, sono molto in battaglia su questa cosa e ultimamente proprio eh, mi, mi colpisce in particolare una ragazzina. Eh, che appunto è in questa situazione, lei vorrebbe farsi assistere vita natural durante. E, e proprio l'altro giorno le dicevo: Ma tu cosa vuoi fare? Cos'è che desideri? Cosa ti piacerebbe? Dov'è che pensi di poter investire i tuoi talenti? Ma li vedi i talenti che hai? Com'è che non te ne accorgi? E glieli ho detti io, e lei non se n'era accorta. E, Dico che è una battaglia e, e lo, lo diciamo anche a loro proprio perché mh, mh, avere accettato la sfida delle crisi, delle difficoltà, dei drammi eh, senza farsi mettere sotto, ma rischiando se stessi, tirando fuori il proprio io, eh, è un... È già accaduto, è già accaduto anche nella nostra esperienza di opera. Io questa cosa gliela faccio sempre notare. Noi abbiamo due esempi interessantissimi da questo punto di vista, perché adesso non c'è tempo di raccontare come siamo organizzati, ma ehm, noi eh, abbiamo più case, non solo quella dove lavoro io, ma ce ne sono quattro. E mm, anni fa è capitato che avevamo avuto l'occasione, c'erano stati affidati dai servizi sociali in particolare di Faenza dei ragazzi con un grave disagio psichico e spesso passavano la giornata a letto imbottiti di farmaci e eh, avevamo iniziato a pensare di poterli avviare al mondo del lavoro avevamo fatto dei piccoli corsi ma ci eravamo resi conto che non, non era quella la strada insomma a un certo punto, quindi eh, anche questa, una situazione difficile. A un certo punto, quando quasi stavamo per mollare, è venuta eh, come a, a qualcuno l'idea: eh, ma perché non utilizziamo quello che sappiamo fare? Perché non utilizziamo i nostre, le nostre risorse? Noi cosa sappiamo fare bene? Sappiamo fare bene la pasta sappiamo cucinare, sappiamo fare la piada, ma perché non proviamo? Oppure abbiamo dei, degli artigiani, i nostri amici, volontari, che sanno fare i falegnami, che sanno fare i restauratori, ma perché non proviamo? Da questo tentativo ironico, che allora fu molto ironico perché non si sapeva come andava a finire, è nata la cooperativa Botteghe Mestieri, che è una cooperativa B dove adesso lavorano eh, otto ragazzi, eh, alcuni proprio sono stati assunti perché sono bravissimi, sono bravissimi. Alcune ragazze sono bravissime, Fa past fanno pasta, piada e catering anche. Sono alcuni camerieri eccezionali, chi l'avrebbe mai detto? Oppure, altro esempio, in un'altra delle nostre case, Casa Novella, un centro diurno, anche lì ragazzi in difficoltà, con disagio psichico prevalentemente, e lì fanno lavori oggettistica, lavori artigianali. A un certo punto ci siamo accorti che alcuni di loro dipingevano benissimo. Chi l'avrebbe mai detto? Ce ne siamo accorti perché è fiorito, è venuto fuori, ci, abbiamo notato questo talento. Ecco, a Natale è partita una collaborazione con un'impresa eh, abbastanza importante che fa articoli da regalo, biglietti, carta da lettera e loro hanno fatto tutta, questi ragazzi qui di Casanovella, tutta una produzione di biglietti natalizi, questa cosa adesso diventerà stabile, che sono stati venduti in cartolerie molto importanti. Eh, anche a Roma e a Milano, perché questa è un'azienda che lavora a livello nazionale. Questi sono esempi che io spesso faccio notare anche ai nostri ragazzi, perché eh, non dobbiamo mai escludere la categoria della possibilità. Chi l'ha detto che la difficoltà, chi l'ha detto che lo svantaggio, come si dice in gergo, non è un'opportunità, dipende da me. Ecco perché è importante che loro si sentano guardati così come sono stata guardata io e sono guardata io, cioè come un bene. Tu puoi avere tutte le situazioni disastrose del mondo, ma tu sei un bene. Tira fuori, ti faccio vedere che sei un bene, che hai un valore, che hai dei talenti, che li puoi spendere e ti faccio compagnia, ti accompagno a provare. È bellissima anche l'altra cosa che sta succedendo della rete amicale, perché poi chiaramente eh, si, si creano dei circoli virtuosi molto interessanti. Cosa si fa? Questi ragazzi pensano sempre di essere soli al mondo, lo, lo sono anche in buona sostanza, ma eh, tendono a viversi spesso così. E allora cosa c'è di più bello? Uno ha bisogno di fare una borsa lavoro, benissimo, come facciamo? Mettiamo in campo i nostri amici. È capitato che una nostra ragazzina ha fatto una borsa lavoro eh, presso un supermercato gestito da un nostro, da un nostro caro amico, è stata un'esperienza bellissima, bellissima. Lei ha scop hanno scoperto che questa è proprio brava e lei stessa lo ha scoperto di sé. Ecco perché... Io sono d'accordo ehm, con, con quella frase che l'intelligenza della fede diventi intelligenza della realtà. Eh, chiaramente siamo de, facciamo quel che possiamo, però è vero che uno sguardo vero sulla persona eh, che riesce a tirare fuori tutto il suo desiderio, tutta la sua potenzialità, eh, tutto quello che ha dentro, è l'unico in grado di rimettere al centro l'io e di potergli dire guarda, prova, rischia, io ti accompagno, ma te rischia, proviamo, perché in fondo, se devo dire anche rispetto alla mia vita, è successo così quante volte eh, davanti alle difficoltà. Si è scoperto, ho scoperto che invece sono stata un'opportunità senza quel momento lì così difficile. Non mi sarei fatta certe domande, non avrei fatto certi incontri, non avrei scoperto di me certe cose, non avrei messo in campo la mia creatività, non avrei rischiato, non avrei tentato. E, e, secondo me, questo è un aiuto preziosissimo. Chiaramente chiederlo ai, ai ragazzi che, che sono con me. Vuol dire che io però non mi posso tirare indietro. Io sono la prima che eh, come dire, davanti all'impegno quotidiano, al lavoro quotidiano e eh, ai problemi che ci sono eh, mi faccio questa domanda, ma io chi sono? Cosa posso mettere in campo qua? E quindi mi è rinato, proprio ci pensavo in questi giorni preparandomi per questa sera, mi è rinato anche un gusto di lavorare bene, di rischiare, di provare. Ehm, di mettere in campo idee per, per aiutare questi ragazzi che nascono tutti da questo desiderio che ho anch'io di misurarmi con la realtà perché, e chiudo, la sfida delle sfide, secondo me, per la mia esperienza, è scoprire sempre di più e quindi aiutare quelli che ci sono affidati a scoprire che la realtà è positiva è positiva perché ti mette in moto, ti rimette in gioco. Tu, se vuoi, puoi rimetterti in gioco. Bisogna cominciare a, a non aver paura soltanto della vita, ma ad affrontarla. Ed è chiaro che eh, la, la più grande compagnia, per quello che vedo io nel mio lavoro, eh, che possiamo fare a questi ragazzi, il più grande aiuto che possiamo dargli è fargli riscoprire la loro persona e che la realtà non gli è contro, anche se a volte è difficile, perché, eh, ripeto, vengono da situazioni difficili, ma fargli capire che il loro io è così importante che la realtà è una possibilità, è un'apertura un ed è un'occasione. Grazie Laura, sei meglio di un orologio svizzero. E, ne approfitto per chiederti una cosa, l'altra sera quando ci siamo sentiti per... Eh, scrivere due battute per, eh, per il diario eh, visto che oggi è mercoledì quindi il diario sarà nelle vostre case domani abbiamo anticipato alcune battute in modo da eh, falsificare l'articolo eh, in modo che è già sul prossimo numero del, del settimanale e dicevo eh, l'altra sera quando ci siamo sentiti così nella chiacchierata mi, mi, ti chiedevo ma di fronte a questo momento di, di crisi la solidarietà è in contrazione perché il eh, giustamente, come si diceva prima, il rischio è quello che uno si ritragga in se stesso, l'esperienza che fate dal vostro punto di vista è diverso? Eh, per risponderti ti faccio questo esempio, l'ultima casa che, abbiamo, che è nata nella nostra opera, che si chiama La Pietra, ed è un ampliamento della, della casa d'accoglienza, quindi un pezzo nuovo di casa, eh, L'abbiamo inaugurata dunque un anno fa circa, a novembre, un anno, un anno e qualche mese. Eh, è nata quindi in un, in un tempo di crisi tutto sommato e eh, eh, quindi è chiaro che era eh, un rischio da un certo punto di vista. Eh, adesso chiaramente non è che eh, siamo a posto <ride> non è tutta pagata eccetera però eh, siamo rimasti veramente colpiti e sorpresi dal coinvolgimento delle persone eh, e dall'aiuto che ci è stato dato in, in mille modi eh, questo perché mh, come ti dicevo al telefono perché quando una persona è coinvolta rispetto a uno scopo vero, che è il bene, come diceva Gasparri, il bene dei nostri ragazzi, tu lo vivi, ne sei certo e lo fai comprendere, cioè fai comprendere che inviti uno a darti una mano non appena così eh, genericamente, ma proprio per quello scopo lì. Che quindi coinvolge anche la sua vita, è una proposta anche per la sua vita. Le persone rispondono. Noi questo l'abbiamo visto in mille modi, come per esempio siamo stupitissimi del, delle persone che ci chiedono di venire a fare volontariato, caritativa. Sono tantissime, anche recentemente. E questa è una risorsa inaspettata. In tempi come questi uno potrebbe dire mi faccio gli affari miei. Insomma. Grazie. Continuiamo il, il giro delle sfide diciamo, a cui questi ambiti sono eh, sottoposti, sono sfidati dalla, dalla realtà, appunto chiediamo al Presidente dell'Assemblea Legislativa di darci il suo punto di vista. Io non sono proprio un orologio svizzero, Svizzera, l'ho già dimostrato prima che... Tanto è tutta una finzione, è già, è già sui giornali domani, quindi qualunque cosa noi diciamo il pezzo è già fatto, beh, quindi io vi saluto, è stato... Io voglio solo fare un minuto di premessa. Noi siamo entrati nel cinquantesimo anno dal Concilio Vaticano II, no? E allora se voi digitate Gaudet Mater Ecclesia, il discorso solenne con cui Papa Giovanni XXIII apre il concilio, uno dice o oh, è uno scherzo perché ve ne leggo cinque righe dice il Santo Padre nel 1962, 50 anni fa. Spesso infatti avviene, come abbiamo sperimentato nell'adempiere del quotidiano ministero apostolico, che non senza offese per le nostre orecchie, ci vengano riferite le voci di alcuni che, sebbene accesi di zelo per la religione, valutano però i fatti senza sufficiente obiettività né prudente giudizio. Nelle attuali condizioni della società umana, essi non sono capaci di vedere altro che rovine e guai. Vanno dicendo che i nostri tempi, se confrontati con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia, che è maestra di vita. E come se ai tempi dei precedenti concili tutto procedesse felicemente quanto la dottrina cristiana e la morale, la giustizia e la libertà della Chiesa. A noi sembra di dover assolutamente dissentire da codesti i profeti di sventura, che annunciano sempre il peggio, quasi incombesse la fine del mondo. Non ci sarà un concilio prossimamente, ma questa sarebbe un'introduzione perfetta rispetto alla descrizione di questo tempo. Lo dico perché, adesso, al di là, l'ho utilizzata anche in forma un po', un po' forse troppo ironica, ma prima con Marco ragionavamo di un tempo veramente molto difficile. Io sono particolarmente angustiato, eh, non solo perché la nostra generazione mi sembra quella messa così a dura prova, poi ce ne ero a qualche sfide che anche sul contesto regionale mi pare ci riguardino da vicino. La situazione è davvero di grandissima difficoltà, siamo dentro ad un cambiamento enorme e secondo me non ne siamo nemmeno fino in fondo consapevoli, ma, ma non rispetto a qualche quota di mercato, appunto qualche bilancio. Io sono nato nel 1974 e da quando sono nato, così come tutti noi, mi hanno sempre detto che la più grande potenza del mondo erano gli Stati Uniti d'America e l'uomo più potente del mondo era il presidente degli Stati Uniti d'America. Se fossi nato cento anni prima, mi avrebbero detto che la più grande potenza del mondo era l'Inghilterra. Siamo prima della prima guerra mondiale, grande potenza coloniale, rivoluzione industriale. E se il ragazzo che nascerà fra cento anni. Forse a lui non diranno che la prima potenza del mondo è gli Stati Uniti d'America, è l'uomo più potente. cioè, siamo dentro a questo cambiamento no? che, che riposiziona tutto, anche il ruolo del nostro paese nel mondo. E quali sfide abbiamo davanti? O rispondo in un secondo, cioè tutto, o rispondo in dieci ore e, e dettagliamo le sfide. Tutto perché c'è davvero da cambiare profondamente lo stato delle cose. Il mio amico Matteo Renzi dice sempre: Non si ferma al vento con le mani. Io insomma, mi accontento di meno, io penso che davvero noi smettiamo di raccontarcela in maniera così smaccata, lo dico anche a chi agisce l'impegno politico, oppure stiamo perdendo l'accogenza con la realtà, con i problemi, con le sfide. A volte, devo dire anche strumentalmente, infiliamo le discussioni di modo che insomma, tu, tutto si risolva nel, 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 nel solito contenzioso politico, parlare di lavoro. E pensare di esaurire il tema con l'articolo 18 è folle e irresponsabile. Ma chi riguarda l'articolo 18 oggi? Io sono figlio di un artigiano che aveva quattro figli maschi e nostra mamma a casa. E mi ricordo si incavolava come una bestia con suo cognato, il marito della sorella della mamma, bracciante agricolo comunista, e papà artigiano bianco della confartigianato, perché si sentiva dire che era un evasore e che faceva del nero e quindi era giusto che ci fosse un trattamento giuridico, fiscale diverso perché questi facevano il nero. E mio padre andava nei matti. Ora, al di là delle battute, noi siamo ancora in un sistema che sta giocando con le regole del bracciante e dell'artigiano. Cioè io segnalo a tutti che se io e Laura abbiamo lo stesso reddito di 1000 euro al mese e io sono dipendente della Fiat o della Marazzi o di chi vi pare e Laura è una lavoratrice autonoma, Laura non ha diritto agli assegni familiari e io sì. Cioè, questo è uno Stato che è cresciuto con, con, con un'idea non scritta, con una narrazione implicita, in cui davvero c'era qualcuno che si trovava il modo di arrangiarsi e lo, e lo ha scritto nel, 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 nel suo modo di crescere, di strutturare come si tutela il lavoro, come si assistono i giovani, come si ammortizza la difficoltà. Poteva anche andare bene. Premesso che secondo me dal punto di vista concettuale è sconcertante che di fronte alla stessa condizione si dica a te sì, a te no perché tu trovi il modo di arrangiarti. Cioè uno Stato che cresce con queste regole ha un problema di fondo. Ma oggi il lavoro autonomo non è più il lavoro di mio papà che faceva l'idraulico, il falegname o l'imbianchino. Oggi il lavoro autonomo è quello dei miei fratelli, il primo e il terzo perché io sono il secondo, che vanno all'impresa. Bussano e dicono Ho fatto ingegneria informatica, avete bisogno di un programmatore. loro dicono sì, però non ti prendiamo come dipendente centro di spesa personale. Ti apre la partita IVA e diventi prestatore di servizio. E mio fratello, cioè, non è che può andare in piazza con la Fiomo una, due, tre, cinque volte, ma dopo apre la partita IVA, i problemi vanno risolti. Dopo vengo anche sulla democrazia partecipativa, diretta, rappresentativa. Siamo qui. Siamo di fronte ad un sistema che scrive le regole molto prima e molto, molto più incisivamente della politica. E mio fratello apre la partita IVA e fa 12 fatture all'anno, che sono le sue buste paga, perché il suo dottore di lavoro è sempre quello. E a mio fratello stiamo ancora giocando con le regole del gioco a cui non diamo gli assegni familiari, perché? Perché è un lavoratore autonomo. Ma non è più l'imbianchino Voi capite con quale ritardo noi siamo di fronte a questa discussione. Allora, la prima sfida è davvero, prima con Marco ci diceva, provare a, a, a costruire strade nuove, anche per supportare imprese e mercato del lavoro. Lo dico in maniera anche critica nei nostri confronti, no? la difficoltà di, di produrre politiche pubbliche che siano realmente appropriate a questo tempo, a questi problemi, a questa stagione. Io mi sono azzardato ad aprire una discussione anche su scala regionale che poteva riguardare ammortizzatori sociali per i, per i lavoratori che non sono lavoratori subordinati o dipendenti. Ho preso di tutto da qualche sindacato, ma fa lo stesso. Cioè, io penso davvero che ci sia bisogno di mettere e aggiornare questa riflessione. L'altro, che era un po' il tema che toccava Laura questo welfare non ha solo bisogno di flessibilità in termini di funzionamento cioè quando Marco pone il tema della sfida educativa che secondo me è una delle quattro centrali anche per questa regione ragazzi o noi cominciamo a riconoscere l'assunzione di responsabilità che è il tratto distintivo di come si sta in una comunità e, oppure manca un pezzo io qui non si tratta di fare del familismo strisciante ma non è possibile non riconoscere il fatto che la cura di un bambino o di una persona anziana, l'assistenza ad un malato, l'educazione non sono fatti privati della, della famiglia dentro il quale si consuma questo, questo, questo sviluppo, questa, questa dinamica, questa crescita, ma sono un evento pubblico perché quel bambino lì è un investimento di tutta la collettività, non dei genitori che lo hanno messo al mondo e lo portano a scuola. E noi ancora oggi siamo in un sistema che dà importanti risposte. Ma che riconosce, che riconosce paradossalmente molto di più chi ricorre alla risposta pubblica e non riconosce chi prova ad attrezzarsi con quella dinamica di sussidiarietà e mettere in campo da solo, con altre famiglie, mettendo assieme le forze. E c'è ancora oggi troppa diffidenza rispetto ad un sistema di cooperazione vero. E, a volte in questa regione abbiamo discusso no, di Taugesmutter, di mamme di giorno, di modalità di. e, e tanta, tanta, tanta fatica. Io penso che su questo. Anche per dare tempi di risposta, modalità e gestione di risorse diverse. Perché è inutile che continuiamo insomma, a piangere la difficoltà di costruire bilanci pubblici. Quella c'è, ma con quella bisogna fare i conti. L'ultimo punto è quello, secondo me, di, di, di provare ad interpretare una sfida legata alla condizione giovanile oggi. Insomma, io discuto volentieri dei 100.000 dipendenti di Mirafiori, di Pomigliano, ma, ma non ho, insomma, è, un, è un problema serio di questo Paese. Ma del 30% di disoccupazione giovanile. E non può essere un dato che occupa nella discussione, negli incontri, nelle relazioni, nell'attività di governo nazionale, regionale, locale, meno tensione. Questa è una regione, sì, straordinariamente attraente, però. Comincia ad attrarre anche dal punto di vista della presenza dell'immigrazione, una, pre una presenza, certo, di cura, di assistenza, di chi scappa da una guerra, da un elemento di povertà, da un elemento. è un po' meno attrattiva rispetto al giovane ingegnere indiano che arriva, casomai studia qua dove c'è ancora un altro sistema del sapere, ma poi noi ci siamo pagati l'investimento e questo ci è scappato via perché va in California, perché apre la sua azienda in altri spazi del mondo. Noi dobbiamo, secondo me, porci questo elemento non solo di come si supporta tecnicamente e giuridicamente il mercato del lavoro, ma come si costruiscono opportunità e questa è la chiave di volta rispetto a lavoro, crescita e occupazione. E da questo punto di vista dobbiamo davvero, secondo me, ripensare come le politiche pubbliche sostengono le imprese. Le nuove imprese, il fare occupazione, il fare lavoro. Ermanno Gorrieri, non so se citare Imola Armando Gorieri può avere una valenza, ma sentivo Don Nicolini che citava Dossetti Lapira, Per noi giovani modenesi, io negli ultimi anni ho fatto in tempo a conoscerlo. Ermanno Gorrieri è stato ministro della Repubblica, è stato un uomo che ha costituito la CIS, l'Unione Cooperativa, la Confartigianato, in quel di Modena, e ci ha sempre insegnato che, di fronte alle difficoltà ci sono due strade, o uno si chiude e prova da solo a trovare una soluzione, oppure c'è la via della cooperazione, cioè di condividere la difficoltà, di condividere il problema, la mutualità e di trovare risposte insieme. Io per, per tenere assieme i ragazzi di Modena, sono molto simili a tanti di voi che stanno ragionando sui temi della partecipazione alla politica, raccontavo sempre questa cosa che, 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 che mio zio che faceva il missionario in Africa una volta ogni cinque anni tornando dal Kenya mi raccontava ed era la storia dell'arambè. L'arambè che nella lingua swahili, che è la, la lingua che si parla in Kenya, non ha significati precisi, no? ma significa sostanzialmente, è la parola che si pronuncia quando questi autobus vanno fuori strada, no? ci sono questi matato lunghissimi in cui la gente si carica sopra, di fianco, si aggrappa dentro, fuori. E durante la stagione delle piogge questi vanno fuori strada perché è complicato tenere in strada visto il carico eccessivo e quando l'autobus va fuori strada scendono tutti e quello con la voce più baritonale comincia a dire arrambè e all'ultimo beh, un po' come il nostro Issa, spingono tutti per rimetterlo in caraggiata. Ecco secondo me la sfida che abbiamo davanti che ha la politica e che ha questo paese è cominciare il suo arrambè e cominciare un po' a, a, a condividere il fatto che l'autobus è fuori strada, che va messo in carreggiata e che per rimetterlo in carreggiata ci, ci vogliono due condizioni, che tutti spingano e che tutti spingano nella stessa direzione. Perché guardate bene che se uno ha 30 anni e pensa di arrivare a piedi lasciando l'autobus fuori strada, può anche essere che ce la faccia perché è forte, vigoroso e lui arriva, ma toglie due braccia a spingere e a rimettere in carreggiata l'autobus. Se uno ha due soldi in tasca, Può anche chiamare un taxi e arrivare a destinazione con l'autobus, forse, ma togli altre due braccia a rimettere in carreggiata l'autobus. Mi pare che non ci sia la consapevolezza che al di là dei governi tecnici, politici, elezioni primarie o non primarie, qui si gioca una partita. E l'elemento della, 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 della risoluzione è solo una rinnovata partecipazione alla politica, all'impegno e alla società. Non ci sono altre vie. parte qui il problema non è sulle forme di partecipazione. Noi tra l'altro se abbiamo fatto una legge, io sto provando un po' ad incalzare anche su scala regionale, qui si sta giocando un'altra partita che riguarda anche tutti i corpi intermedi, le nostre associazioni, presidente, chi ha corpo imprese, cittadini, cooperative, società, sindacato. Cioè, il movimento degli indignados non pone solo un tema di democrazia, ma pone un tema di democrazia diretta, cioè non mi rappresenta più nessuno, noti my name, cioè ci penso io a portare le mie istanze. Di fronte a questo non si organizza una comunità, eh? cioè, a questo punto non c'è più partito, sindacato, organizzazione, ma questo non nasce perché qualche dono impazzisce, nasce perché quella da capacità di rappresentare si rompe, nasce perché quando uno associa le imprese e va a trattare col governo o con la regione, quando uno fa il sindacato e va a trattare col governo, con la regione, ed è più concentrato a portare a casa un po' di soldi per le sue pratiche, per il suo CAF, per il suo patronato, e non a tutelare i lavoratori, i lavoratori il giorno dopo dicono, ci penso io a tutelarmi, eh? questo lo dico che non è un atto di accusa verso nessuno, ma la rappresentanza si rompe così, quando si smette di fare il mestiere di presentare per rappresentare e presentare per smettere di essere una soggettività in quanto tale, finire di portare a casa nella contrattazione ciò che conviene a me come organo di rappresentanza e cominciare a portare alle istanze di chi ho dietro e questo vale per i partiti, non è un caso che oggi siamo al 4% di fiducia, io penso che non si sia mai raggiunto un livello così basso, ma anche a tutte le organizzazioni di categoria rispetto alle quali nessuno si sente più. Rappresentato, e questa idea del not in my name sta riguardando un po' troppo la nostra società. Questo è un problema enorme che non penso possa essere risolto, però, con una risposta che è la somma delle individualità, cioè col fatto che noi ci mettiamo assieme e facciamo un comitato ogni volta che c'è un'istanza, perché così la democrazia non si rafforza e così le istanze, secondo me, non si portano. Ho già esaurito i dieci minuti, tanto l'articolo è già fatto, chiedo scusa, ho finito. Grazie, poi ci sarà modo con le domande di tornare su tanti spunti interessanti che sono stati messi sul, eh, sul tavolo. E chiudiamo questo secondo giro appunto con Marco Gasparri. E il tema del lavoro è una prateria in questo, in questo momento di, di, di sfide, per cui lascia lui la, la palla. Allora. Se vogliamo parlare di lavoro consiglio sacchi a pelo e panini perché secondo me ci dovremmo accampare per qualche giorno qua dentro. La eh, no, cosa interessante, eh, l'ha detta Poletti nel video, eh, ed è bello che lo dica un uomo con la sua storia perché riportare al centro di tutta la società eh, è, è probabilmente la ricetta che anche a livello così, di libera associazione di impresa ci stiamo ponendo anche se Confindustria vi posso garantire che è molto poco libera ma questo è un problema mio nel senso che io purtroppo sono un po' un estremista lì delle volte mi danno il comunista, delle volte mi danno il fascista fai, fai, fai. Il problema non è quello, il problema è che è in crisi la partecipazione come diceva Matteo, è in crisi la rappresentanza come diceva Matteo e è un po' in crisi tutto il sistema dell'associazionismo in generale perché molto probabilmente, eh, sindacato compreso, eh, non, attenzione, eh, poi qui c'è anche qualcuno che il sindacato, con il sindacato c'è a che fare molto da vicino, che sa come la penso, anche il sindacato è uno dei protagonisti negativi di questi ultimi eh? di questi ultimi di uno Statuto dei lavoratori scritto 40 anni fa e che tutte le volte che si parla di Statuto dei Lavoratori ai ragazzi di oggi dici, ma è che esiste uno Statuto dei lavoratori? Ecco sì, esiste uno Statuto dei lavoratori, ma chi l'ha scritto? Ah guarda chi l'ha scritto? Non lo so, so che è stato scritto 40 anni fa, è eh, 40 anni fa, cioè, ciao. Quindi per dire che molto probabilmente bisogna dare una riverniciata, una rintonacata a tutta una serie di situazioni, associazioni di impresa comprese, che eh, stanno vivendo eh, di non lavoro. Cioè, prendiamoci chiaro. Io lo dico sempre alla mia organizzazione, Io sono, eh, hanno avuto anche la sfortuna di buttarmi dentro una giunta, da una commissione di lavoro nazionali di Confindustria hanno avuto la sfortuna loro e la prima volta che sono capitato nei palazzi di Confindustria ho trovato 480 persone che praticamente passavano il loro tempo eh, a fare tutt'altro che insomma, era l'interesse degli imprenditori. E io dissi che comincerei da qui a fare efficienza, dico, non perché dobbiamo dire a un imprenditore poveretto che deve fare efficienza magari mettendo in cassa integrazione gente piuttosto che risparmiando sui costi licenziando persone eccetera eccetera e cominciamo a mettere a frutto 480 persone che qualcuno mi deve spiegare cosa sono qua a fare quindi sono molto critico anche a casa mia eh, per, non, sono molto, non sono critico solamente con, con, con un aspetto sindacale con un aspetto associativo che purtroppo torno a dire sta vivendo in un lavoro e che sta facendo, però molto probabilmente, come la politica, un pochino di diseducazione. Perché Matteo l'ha detto prima, eh, c'è una grande responsabilità dietro e eh, noi non stiamo facendo educazione ai nostri giovani appassionandoli a un qualche cosa. Noi li appassioniamo a scappare dall'Italia. Io ho mio figlio che ha 17 anni, fa la quarta itis e lui ha già detto che quando ha 19 anni si è diplomato va a fare due anni di scuola tecnica in Germania perché in Italia non ha imparato niente. dico ma scusa ma tu, tu, che cos'è la scuola terrenese? Ah sì c'è una squadra della Simes 5, si, 5 ore si studia 5 ore si lavora, 10 ore al giorno per 20 mesi ah di guarda benissimo cioè, per dire che noi non stiamo trasmettendo quello che noi abbiamo coltivato negli anni che è stato il nostro miracolo, il miracolo italiano che tutti ci hanno riconosciuto e che gli economisti Americani sono venuti a studiare il fenomeno delle piccole e medie imprese in Emilia Romagna per una vita. Eh, non siamo stati capaci di coltivarlo negli ultimi 10-15 anni. E non solo per, con la scusa di dire l'Italia c'è la burocrazia, non nascono le imprese, eh, Steve Jobs non sarebbe mai nato a Napoli perché sarebbe stato praticamente segato via prima da, 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 dal pizzo, dalla malavita, quant'altro, eccetera, eccetera. Nel garage gli avrebbero dato fuoco, non avrebbe, sarebbe arrivato l'OSL che avrebbe fatto tutto un casino nel 32, non è quello il problema. Il problema è che noi non stiamo appassionando la nostra gente, noi non stiamo trasmettendo ai nostri giovani la passione di fare qualcosa, o come dice Vitadini, eh, che ho preceduto indegnamente, eh, a eh, ripartire dall'educazione o noi ripartiamo da lì e facciamo capire alla nostra gente che comunque se noi siamo venuti fuori dalle bombe degli americani, americani prima e dei tedeschi poi, eh, rimboccandoci le maniche e tirando fuori quello che avevamo in più rispetto agli altri, oggi le imprese italiane perché continuano a esportare? Perché gli italiani riconoscono il giusto rapporto prezzo, prestazioni e creatività. Beh, perché non possiamo continuare a fare sta roba qua? Perché dobbiamo avere una tra virgolette eh, serie di parassiti? Perché adesso c'è lo spot, no? Il, il, il pidocchio, il, lo scarafaggio, eccetera, eccetera, il parassito è l'evasore. Il parassita sarà anche l'evasore, ma in Italia ne abbiamo fatto una categoria... Beh, gli evasori lavorativi. La gente che è due anni in cassa integrazione o quattro anni in cassa integrazione alla Tenaris di Bergamo. Che sono quattro anni che sono in cassa integrazione 1200 persone. Questi che cosa hanno nella vita da fare? Che la in Italia stava per essere venduta un attimo eh, a una multinazionale americana dell'alluminio e il direttore del personale di questa multinazionale, me lo raccontava lui, dice: Ho fatto un po' di sondaggio ai lavoratori, ma voi tornereste a lavorare. Noi tornare a lavorare dopo quattro anni ma non ci pensiamo neanche. Dice: io faccio tre lavori in nero, l'idraulico la mattina. L'elettricista al pomeriggio e il cameriere alla sera. Dice: è vero, lavoro 15 ore al giorno, ma mi porto a casa 5.000 euro puliti. Più la cassa integrazione. Cioè, allora, noi ci siamo drogati di ammortizzatori sociali. Non siamo stati capaci in nessun modo di riformare gli ammortizzatori sociali. Io ho dovuto. Per sfortuna mia, fare cassa integrazione per un mese e mezzo, per una piccolissima parte nel 2009 di persone, io non andavo a casa la sera. Quando li ho fatti tornare prima dalla cassa integrazione, qualcuno, ho telefonato a qualcuno. Qua c'è qualche mio collaboratore, lo sa, lo sa bene. Ha ah, detto: Io non torno a lavorare, sono alle Maldive a fare un viaggio, ah, io non torno a lavorare. Sono andato in montagna con i figli, io non torno a lavorare, sono andato. A mare con la famiglia, e la prossima volta la cassa integrazione non la faccio mica in giugno, la faccio a febbraio. Vedrai che, infatti, l'ho fatta a febbraio: la gente era dispiaciutissima ad andare in cassa integrazione. Questo è un modello educativo che ci può permettere di stare dentro un sistema europeo, secondo voi? Ma secondo me è un miracolo che non ci abbiano ancora cacciato fuori calci nel SDR. Allora, o noi torniamo, riportiamo veramente al centro il lavoro e non ci riempiamo la bocca, il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro, ma riformando veramente la società, partendo da un grande cambiamento della politica, di destra, di centro, di sinistra, di sopra, di sotto, a me non me ne frega niente. Io dico che la politica deve cambiare perché il cittadino vero non cambierà mai se non vede cambiare chi lo amministra. Eh, chi lo amministra non è solo un problema se prende 15, 16, 17 mila euro al mese, che io ne do anche 25 di miliardi di euro al mese, il problema è se si li ha guadagnati o meno, che non ha nessuno che lo va a giudicare sul proprio merito. E questo è il vero problema, noi abbiamo distrutto la meritocrazia in Italia, che è stato quello che ci ha fatto, ripeto, venire fuori dalle bombe, prima degli americani e poi dei tedeschi. Ora, che occasioni ci sono? Qua hanno scritto, che occasioni scorge, se ne scorge dal suo punto di vista in questa fase di crisi che i cambiamenti ci sono chiesti. Visto che noi non potremo cambiare la politica, e anche Matteo, che è bravissimo, eh, secondo me può andare nell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna col Bazooka e il carro armato. Io ho fatto assaltatori corazzati brigata Folgore e ho tirato alzo zero con un M40. Quindi, quindi so, tu trovami l'M40 e io vengo a tirare. Però il problema è che l'M40 non te lo dà nessuno. Perché hanno tutti una grandissima paura. Allora, il problema vero è questo qua. O noi torniamo lì a fare sostanzialmente quello che siamo stati capaci di fare. Quindi ci togliamo questo individualismo nichilista che ci è avvenuto in questi anni, che non so bene per quale motivo siamo tutti un branco di egoisti, che sembriamo tutti un branco di lupi affamati e magari abbiamo appena finito di cenare. Uno, quindi la grande minaccia è sicuramente l'individualismo. questo eh, ricordatevelo, eh, spiegato ai figli, ai nipoti, ai nonni, alle zie, eh, ai vostri genitori, il problema vero è tornare a fare aggregazione vera, anche nel mondo dell'impresa. Dicevo prima con lui, dico guarda che la vera sfida è quelli che hanno gli stessi problemi, che riescano a mettersi insieme ad altri che hanno quegli stessi problemi, per venire fuori insieme. Come diceva un notissimo comico, è meglio. Le pezze da sedere, che sedere in pezzi? Eh, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Ma è verissima questa cosa qua. Se uno non torna lì, e se uno non torna a capire che ci si mette insieme per soddisfare un bisogno di qualcosa, la cooperazione è nata per soddisfare i bisogni dei soci. La rete d'impresa sono una roba fatta così, per soddisfare i bisogni degli aderenti. E quali sono i bisogni degli aderenti? Cercare di salvare la pelle in questo periodo. E questa è la verità vera. Quindi, le opportunità sono anche quelle, a parte il fatto che questa crisi ha fatto una selezione incredibile, a me sono scomparsi almeno 9-10 concorrenti in giro per l'Europa, non li vedo più. Quindi, se ogni tanto arriva, non è che ne faccio proprio schifo. Quindi per me è stata anche un'opportunità perché qualcuno ci ha, ha voltato i zampetti, ed egoisticamente qui si. Sì, a me poi non è che dispiace tanto, anzi, delle volte mi è piaciuto anche questa cosa, voglio dire. Però, la, questa provocazione che Matteo, ieri mattina, io stavo andando a ancona e lui mi ha, ha fatto l'intervista per fare il pezzo di domani mattina, anzi, cioè quello, vabbè, ci siamo già capiti. E mi fa Ma cosa dirai? Eh, dico: Matteo, cosa dirò? Non so cosa dirò. Dirò che secondo me questa qui è una provocazione vera sulla realtà. Allora, però. Non possiamo fare, non, qui ci stiamo, la politica, molti compreso, perché ragazzi, parlando, parlando chiaramente, poi dopo ho finito, per aumentare l'età pensionabile ed invecchiare conseguentemente le aziende, aumentare la benzina, l'IVA e fare altre due o tre cosine, non c'era mica bisogno del professore, era sufficiente telefonare a mio babbo che ha 87 anni e gli avrebbe detto le stesse identiche cose. Mio babbo, che ha 87 anni, gli diceva che suo nonno, quando lui era un ragazzino, gli raccontava che si era già toccato il fondo. All'epoca. Quindi voglio dire: la fiducia sarà un argomento che sarà meglio tornare a mettere in pista il prima possibile, perché qua sono tutti sfiduciati neri. Io. Mh, Ieri sono andato da un, da un, a, a, a visitare un'azienda e questo qua mi ha detto: Ah sa però io qui cosa farò, cosa non farò? E c'aveva cioè, il figlio che lavorava con lui. E dico, beh, cosa farete? Dico, pa, pa, inizia a parlare a prullare innanzitutto, perché il figlio che lavora lì con te dovrà continuare. Pazienza che te c'hai cioè, quasi 60 anni e non ne avrai più voglia. Ma lui che ne ha una trentina, cosa fa? Cioè quindi voglio dire. Aggregare, stare insieme, riportare la società e quindi la, questa famosa storia della società civile al centro di quelle che sono le politiche e le dinamiche de, del fare anche economico è sostanzialmente la prima cosa, per quello prima ho citato l'emergenza educativa, perché o noi torniamo a insegnare ai nostri ragazzi che possiamo fare con passione qualcosa di interessante e possono anche desiderare qualcosa di meglio di quello che noi stiamo vedendo a tinte abbastanza fosche per il prossimo futuro, oppure... Io mh, vedo mh, che tutto è diventato fine a se stesso, la politica compresa è diventata una roba autoreferenziale. Anche l'associazionismo d'impresa è fatto così: eh, è diventata una roba che deve soddisfare i bisogni dei funzionari che ci lavorano dentro. Ma non dura molto, sta roba qui. Beh, penso due o tre cambiamenti ci saranno anche lì. Però se noi vogliamo cambiare il punto di vista della nostra realtà, la realtà è dura, va bene, ci provoca su tutta una serie di cose, ma noi dobbiamo starci davanti a questa roba qui. Perché se smettiamo di starci davanti abbiamo automaticamente perso noi e le generazioni che vengono. O capiamo sta robina qui, oppure è meglio fare, come diceva qualcuno, che si torna alla casa del popolo a giocare a beccacino, che tu non sai che cos'è, ma io sì, ed è un 3-7 con la briscola. No, non c'è il Beccacino, la Casa del Popolo so che, lo so che lo sai, ma il Beccacino no, adesso il Beccacino è il 3-7 con la briscola. Allora, però mi sembra anche quello un po' limitativo nei confronti dei ragazzi che stanno, ne hanno un sacco di voglia, diceva anche i Vitadini, si vogliono impegnare anche di più, ma purtroppo non trovano risposta al loro impegno, perché ci siamo disabituati a impegnarci, perché ci siamo drogati di comodità. Secondo me bisogna che noi ci disintossichiamo e penso che questa robina qui che ci capiterà, perché il 2012 è niente rispetto a quello che avete visto, che avete visto fino adesso, perché noi stiamo vivendo, come ha come, come detto oggi un autorevolissimo giornale tedesco, il popolo tedesco non ce l'ha fatto con i forni crematori, non ce l'ha fatto con i Messerschmitt, non ce l'ha fatto col Marco, ce la farà con l'euro. Questo l'ha detto un autore giornale tedesco. Quindi io ci credo che se anche in Germania sta nascendo veramente una grande idea di anti-Europa fatta in questo modo. L'Inghilterra che è fuori dal sistema monetario sta rischiando moltissimo perché ha preso delle posizioni veramente auto-europeista. Auto Probabilmente qualcuno l'ha anche visto e ho finito, Matteo, te lo giuro. Su YouTube c'è stato circa un mesetto fa un filmato di un deputato inglese che ha pesantemente offeso il Consiglio europeo dicendo che loro non erano stati eletti e avevano già fatto saltare 5-6 governi in Europa. Berlusconi era appena caduto per le scale. E, ehm, diceva voi vi state lavando le mani degli europei con sangue degli europei guardate che detta dal, da un anglosassone puro questo vabbè, era vagamente leghista, eh, leghista scusate, era vagamente leghista a suo modo nel senso di, eh, di, di anti-europeista si sa la Lega è un partito anti-europeista lo stesso primo ministro italiano oggi ha detto alla Merkel, basta arroganza tedesca, è stato pubblicato da solo dai giornali tedeschi. I giornali tedeschi non è stato pubblicato. L'Ausburg Telegraph cita: testuali parole, ve lo faccio vedere su Blackberry, che il primo ministro si è lamentato con la Merkel dicendo basta, basta. Eh, lui non ha usato la parola dittatura lì è stato trattato dittatura ma lui ehm, veramente ha usato basta arroganza tedesca o anche in Italia rischiamo di avviare un, un movimento anti-europeista anche in Italia io ho a che fare moltissimo con la Germania chi lavora con me lo sa su tutti i fronti e sto notando che le stesse imprese tedesche sono veramente in grande difficoltà. Perché loro dell'Europa ne hanno più bisogno di noi. Perché il loro PIL lo fanno sull'Europa. Noi, se non ci capitava la sfortuna dello spread a 500 erotti, quest'anno eravamo primi rispetto alla Germania in 9 settori su 20 nell'esportazione. Però questo in Italia. Nessuno lo dice, nessuno lo chiede. Quindi c'è anche veramente un disinteresse della propria condizione e questa è la cosa che mi preoccupa di più. Cioè siamo diventati apatici e veramente secondo me frigidi su tutta una serie di questioni. Allora, una, una bella dose di Viagra economico che ci faccia capire esattamente chi siamo e dove vogliamo andare. Secondo me la politica la dovrebbe fare questa cosa qua, cioè raccontare le cose veramente come sono, perché l'italiano ne ha veramente un gran bisogno di sapere in quanta M siamo. Il problema è che non lo sappiamo. Sappiamo solo però che ci sono il nord dell'Italia che ha gli stessi livelli di occupati della Germania, pochi punti percentuali in meno, pochissimi. Quindi se noi tagliassimo l'Italia in tre fettine, attenzione, lo faccio solo per un fatto statistico, non lo faccio per un fatto politico. Tre regioni, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, rapportate al numero di persone che ci stanno dentro, hanno un PIL migliore della Germania. Scritto qua dentro. Corriere della sera di 9 gennaio. E anche il livello d'occupazione. Quindi lo dico perché... Molto probabilmente queste cose qua noi dobbiamo cominciare a dirle e a spiegarle alla nostra gente, spiegarle ai nostri giovani. Allungando l'età pensionabile, cosa, abbiamo, deciso, abbiamo deciso di salvare l'Inps, ma non abbiamo deciso di salvare i disoccupati. Perché la Germania, quando uno compie il sessantesimo anno d'età, inizia un percorso di discesa per le persone e gli viene affiancato qualcuno di fianco con degli sgravi contributivi. L'azienda paga una volta solo i contributi a due persone a lavorare. Non mi sembrava ci volesse, eh, i, scusate, il Monti di Turno, non sono mica con Monti, è chiaro, per l'amore di Dio. Il Monti di Turno per fare una roba del genere bastava copiare da chi... Il primo, uno dei primi spot della telecom era che il modo migliore per fare le cose e fare fare agli altri, beh andiamo a copiarle, li hanno già fatti. Cioè, ma neanche le cose fatte bene, quelle che ci servono, siamo in grado più di andarci a prendere. Cioè, que questa secondo me è la grande responsabilità che la politica italiana, ripeto, e non è una questione di bandiera, di colori, è una questione di sopravvivenza. Cioè, secondo me non ci siamo ancora resi conto neanche a livello politico in quanta M siamo. Però il Presidente del Consiglio, quando ci ha incontrato, ha detto: Mi raccomando, non fate scioperi fiscali. È però un bello sciopero fiscale te lo dovresti beccare nel nei denti però. Perché tu Stato stai abdicando alle imprese di risolverti i tuoi problemi, quindi la società di nuovo è più avanti rispetto a quello che è la politica. Quindi è la società che sta scrivendo delle regole che la politica non ha ancora vallato. Ma porca miseria, ma, cioè, vogliamo allinearci, perché se non ci allineiamo a livello politico, non ci allineiamo neanche a livello europeo. E noi continueremo a essere al centro della speculazione finanziaria che diceva Poletti, dove con pochi centri di potere decidono, con due, con due mouse e due video si decidono la storia degli stati sui debiti sovrani. Primo dicembre 2010 l'Italia aveva 180 punti di differenziale, la metà di quelli che ha la Francia adesso, su, 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 sui boom tedeschi. Cos'è successo nel 2011? di diverso di quello che, anzi è andato benissimo, è andato molto meglio in termini di PIL, vorrà pur dire che qualcun altro da qualche altra parte ha deciso le sorti del nostro Paese. A me non mi sembra giusto.